Era uno dei molti titoli assenti dall'home video, decisamente per ragioni collegate ai diritti di sfruttamento. Questa settimana, Senilità, il film di Mauro Bolognini, tratto dal romanzo di Italo Svevo, girato a Trieste ed uscito nel 1962, è finalmente in DVD, grazie ad una piccola casa di quelle specializzate appunto nella riedizione di titoli improvvisamente sul mercato, proprio perché scadute le prelazioni. Senilità era distribuito dalla Seyad Columbia e certamente per i triestini rappresenta un motivo d'orgoglio. All'epoca i film girati quasi per intero nella nostra città erano davvero pochi e la lavorazione di ognuno di essi si ammanta di un clima quasi da favola. In realtà saremmo poco onesti se dicessimo che si tratta di un film riuscito. La sceneggiatura, cofirmata da Goffredo Parise, non snellisce il clima del romanzo e la coproduzione statunitense, che impose i pur bravissimi Anthony Franciosa e Betsy Blair nei ruoli di Emilio e Amalia Brentani, rese necessario un doppiaggio che alle nostre orecchie risuona un po' falso. Laddove l'interpretazione di Philippe Leroy nella parte di Stefano Balli è impeccabile, così come quella di una stupenda Claudia Cardinale, capelli alla Louise Brooks secondo un suggerimento di Tullio Kesic, nel ruolo di Angiolina. Resta la curiosità per un pubblico adulto di rivedere un film comunque importante nella storia della cinematografia italiana e per quello più giovane di assaporare una Trieste in bianco e nero e già magica, pur se qua e là alcune incongruenze architettoniche, diciamo così, rischiano di minare l'atmosfera.